Weekend in crescita dal punto di vista dei risultati per il team MR Racing nel primo appuntamento del campionato italiano velocità tenutosi a Misano questo fine settimana. Sabato pomeriggio, a pochi minuti dalla partenza in gara 1, il cielo di Misano ha creato qualche scompiglio, facendo scendere una copiosa pioggia sul circuito e costringendo i meccanici ad un rapidissimo cambio gomme. La precipitazione però è durata poco e mano a mano che passavano i giri l'asfalto si è asciugato mettendo in crisi le gomme rain e i piloti che di conseguenza sentivano la moto poco stabile. Matteo Morri, partito dall'undicesima casella in griglia, dopo una buona partenza, ha tenuto un ritmo buono fino a quando le gomme glielo hanno permesso, riuscendo comunque a non perdere posizioni e a tagliare il traguardo all'undicesimo posto. La sfortuna ha colpito invece l'altro pilota del team MR Racing, Giampaolo Di Vittori, che, pur partendo dalla 18ª posizione in griglia, in poche curve era già 11º, proprio dietro al suo compagno di squadra, ma un guasto tecnico l'ha fermato al primo giro. Domenica in gara 2 si è vista un'ottima cavalcata di Morri, che con numerosi sorpassi è riuscito a lottare per tutta la gara con il gruppetto di testa, ma una sbadata all'ultimo giro lo ha fatto chiudere al sesto posto. Di Vittori è andato invece più in difficoltà, chiudendo alla 14ª posizione. Il team MR, al suo esordio in questa categoria, torna a casa comunque soddisfatto, consapevole di aver gettato delle buone basi per il futuro del campionato. Il prossimo appuntamento sarà il 7 e l'8 maggio al circuito di Vallelunga Roma. Sabato in gara 1 abbiamo fatto fatica, cioè, sono partito bene, però mano a mano che la gara avanzava ho fatto fatica perché la pista era asciutta e avevo le gomme rain e si sono usurate troppo e mi si muoveva troppo e ho mantenuto la posizione di partenza e invece in gara 2 sono andato, ho fatto una bella partenza e gara 2 asciutta, ho fatto una bella partenza e ho lottato per il podio, però alla fine mi è scivolato dietro alla curva 2 all'ultimo giro. E quindi sono arrivato sesto, siamo contenti e sfiduciosi per la prossima. Ieri ci siamo divertiti, abbiamo avuto purtroppo un problema tecnico, partivamo dalla 18ª casella e abbiamo avuto un problema tecnico al primo giro. Oggi siamo ripartiti di nuovo per la seconda gara e nonostante la poca confidenza con la moto siamo arrivati a fine gara un po' stanchi. Però siamo consapevoli del fatto che c'è tanto da lavorare e che c'è tanto potenziale. Ringrazio tutti i tecnici, tutta la squadra e le persone che hanno creduto in me. E ci vediamo a Vallelunga.